Oh, io non posso far altro obiettivamente che ritrovarmi qui nella posizione di dover applaudire il giudice sportivo della Lega Serie A, perché oggi sono arrivati tutti i vari referti e tanto per cambiare, per l'ennesima volta abbiamo scoperto un qualcosa di semplicemente meraviglioso e penso che proprio ci sia ben poco da aggiungere a questa frase qui, perché voi vi ricordate quei bei tempi dove la lotta al razzismo doveva essere dura dopo un Juventus-Inter? Cazzo, si era mobilitato a momenti pure il presidente della Repubblica Italiana, perché nel 2023 non può esistere all'interno degli stadi il razzismo. E sono completamente d'accordo, sono seriamente completamente d'accordo, ma vi ricordate voi tutta quell'immensa levata di scudi che era stata fatta, perché addirittura 170 imbecilli poi puntualmente daspati avevano fatto degli ululati, dei cori nei confronti di Romelu Lukaku e poi appunto sono stati ripresi dalle telecamere perché fortunatamente l'Allianz Stadium è uno stadio all'avanguardia e quindi via. Si manda tutto quanto alla Digos, si rintracciano gli autori di quei determinati cori, di quegli ululati, e per un periodo di tempo indeterminato quelle persone non entreranno più all'interno di uno stadio di calcio perché evidentemente se non sanno comportarsi in una maniera civile è giusto così. Però vi ricordate quello che era stato il clima, quelli che erano stati gli articoli, le prime pagine, tutti gli uomini di sport a fare dichiarazioni, comunicati, anche parecchio indignati, legittimamente. Solo che però non so come mai, ma viene sempre il sospetto che se un qualcosa di becero lo fa un qualcuno accostato alla Juventus, come in quella circostanza i tifosi, è un discorso, quando magari il tutto viene fatto nei confronti o di un giocatore o di un tifoso della Juventus, tutto quanto prende una piega decisamente differente. E non è nemmeno il primo caso dove in molti hanno fatto finta di non sentire i cori nei confronti di Dusan Vlahovic. Quando vai a Firenze, proprio figuriamoci, non stiamo proprio nemmeno a parlarne. Sappiamo benissimo qual è l'ambientino che spetta alla Juventus, ai tifosi della Juventus, ai giocatori della Juventus. Figuriamoci poi quando si parla anche addirittura di ex. Non dobbiamo nemmeno star qui a ricordare quelle cose, basta proprio semplicemente per quelli che hanno vuoti di memoria particolarmente gravi andarsi a recuperare tutti i vari articoli e tutte le varie cose che si vedono a ridosso di determinate partite. E il tutto accade evidentemente anche all'Allianz Stadium, dove per l'ennesima volta forse abbiamo avuto dimostrazione che il settore ospiti è letteralmente una zona franca. In tutti gli altri settori la minima cosa viene percepita, segnalata e poi puntualmente punita. Quando il tutto invece accade nel settore ospiti, magari di fronte all'evidenza non si può far finta di nulla, ma le pene, diciamo quantomeno un tantinino irrisorie, perché oggi siamo venuti a conoscenza del fatto che la società Roma è stata multata addirittura di 12.000 euro per aver intonato al 30° del secondo tempo un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, Dusan Vlahovic appunto, e più che coro becero è un coro razzista, però la lotta al razzismo lo sappiamo che si fa un pochettino in base a come tira il vento, in base al colore magari della pelle, non dell'origine, che anche quella a tutti gli effetti è razzismo, perché da come evidentemente i vari casi vengono trattati fa venire il dubbio che a tutti gli effetti la lotta al razzismo sia una lotta abbastanza di convenienza, ecco, tutto qui, né più né meno. In più, non 12.000 euro solo ed esclusivamente per il coro razzista nei confronti di Dusan Vlahovic, che lì la società Roma non vedo come possa essere responsabile nel momento in cui sei in uno stadio, poi come quello della Juventus ci sono stati cori razzisti? Perfetto, andiamo a vedere chi è stato e quegli animali in uno stadio da calcio non entrano più, ma non solamente
per quello i 12.000 euro di multa, ma anche perché al termine della gara è stato lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno spettatore. Quindi, di fatto, sappiamo che adesso fare cori razzisti nei confronti di un giocatore e a fine partita sradicare un seggiolino, tirarlo nell'altro settore e ferire un giocatore della squadra avversaria ti porta solo ed esclusivamente a 12.000 euro di multa. A posto, perfetto, meraviglioso. Poi magari vediamo la Juventus multata di 3.000 euro per aver addirittura lanciato un bicchiere di plastica mezzo pieno verso il recinto di giuoco. Solamente 9.000 euro di differenza rispetto a dei cori razzisti e a sradicare un seggiolino, tirarlo in un altro settore e aprire la testa a uno. Semplicemente tutto quanto estremamente meraviglioso. Poi ha voglia che ci si pulisce la bocca con i discorsi sul razzismo, con il rispetto, che lo stadio deve essere un posto dove godersi uno spettacolo, anche magari, perché no, con delle famiglie. Poi quando ci sono degli animali che devono in un qualche modo venire educati, se non con le buone, con le cattive, che cosa si fa? O si gira la testa dall'altra parte, o magari la pena sono 12.000 euro che, tra le altre cose, paga pure la società, manco loro. C'è una cifra che magari, no, deve essere l'animale in questione a dover pagare, magari la volta successiva ci pensa qualche volta in più, ma invece in questo modo c'è anche tutela massima di questi animali. Tanto a loro che cosa gliene frega? Alla brutto Dio e la loro società a dover addirittura pagare 12.000 euro, una squadra con patrimonio netto negativo di 400 e passa milioni, cosa minchia gliene fregherà mai di andare a pagare 12.000 euro perché ha degli animali nella sua tifoseria? Non importerà sicuramente nulla, ma ci mancherebbe altro. La cosa importante però è lavarsi poi, sciacquarsi la bocca con belle parole, belle frasi, quando a tutti gli effetti c'è la possibilità di poterlo fare. E sicuramente la possibilità non è quando i cori razzisti li subisce un giocatore della Juventus. Molto più facile magari farlo quando ci sono dei tifosi della Juventus, che però quelli poi realmente non entreranno più in uno stadio, 170 su 40 passamila, tra le altre cose, che fanno due ululati nei confronti di un giocatore della squadra avversaria. È sempre tutto quanto estremamente, oltre che meraviglioso, beh, direi sicuramente coerente, coerentissimo quantomeno con la politica della Lega Serie A, quando in una maniera o nell'altra c'è coinvolta la Juventus. Ecco, in quella circostanza è davvero tutto quanto estremamente coerente e lineare. Perfetto, solo che veramente, se non fosse che provo serio schifo, ci sarebbe proprio tanto da ridere. Proprio veramente il paese delle banane, c'è veramente poco da aggiungere. Poi si aspetta, per l'amor di Dio, sempre la tragedia, la disgrazia, dove poi si potranno forse fare delle vaghe riflessioni che la settimana successiva puntualmente poi termineranno. Proprio un qualcosa di imbarazzante, come al solito un qualcosa di imbarazzante, ma l'importante poi è farci la bocca buona davanti ai microfoni, ci mancherebbe altro.